l'ex municipio Palazzo Carmelo, ci sono dei percorsi che collegano questi due importanti edifici. Vogliamo sapere da voi cosa ne pensate. Ecco, la partecipazione è intesa in questo senso. Partecipare significa dire la propria. Io non voglio addentrarmi in tecnicismi, non sono abituato a parlare in maniera molto tecnica, però vogliamo rendere proprio la città partecipe di questa iniziativa. Speriamo che sia raccolta, insomma, questa nostra istanza. Grazie. Voglio dire il mio nome, perché già l'ha detto Rino Pezzano. Io sono il nuovo direttore dell'ufficio beni culturali edilizia di culto della nostra diocesi, per cui sono colui che il Vescovo ha voluto fosse presente in questa occasione, e dovrò essere sempre io un po' a rappresentare la diocesi. A me fa piacere questo nuovo stile di lavoro, innanzitutto. Anche per noi, quando si costruisce una nuova chiesa, io lo ricordavo anche giù a Santa Barbara, il giorno in cui abbiamo fatto la presentazione delle opere d'arte con gli scultori, con gli artisti, e ricordavo che quando si costruisce una chiesa, prima di fare il progetto deve essere condiviso dalla base, cioè dalla comunità parrocchiale, lo studio del territorio, per far sì che la chiesa sia la risposta alle necessità di quella zona, di quel quartiere. Quindi mi fa piacere che questa volta anche a livello amministrativo ci sia un po' la partecipazione dalla base, perché è giusto che tutti quanti noi ci sentiamo collaboratori e corresponsabili di tutto quello che si deve fare per il bene della città. È un progetto di rigenerazione urbana, credo che sia molto importante. Io ricordo da alunno del liceo classico, quando la mia professoressa di filosofia metteva in evidenza, in quegli anni Cerniola si stava sviluppando verso Bari e lamentava la poca attenzione verso Foggia. Finalmente dal Teatro Mercadante in questi anni si è visto un po' l'attenzione anche verso Foggia, e lì già l'anticipava negli anni 80 questa necessità, un'attenzione particolare in questo senso.